Sei dentro. Salve ragazzi, benvenuti ancora oggi su Opinione di Luzzo. Siamo il 3 gennaio, ore 9 locali, e la città ve la dirò alla fine. Quello che vi voglio portare oggi in risalto è come, diciamo, una piccola pillola per risolvere la depressione. Ma la mia, la pillola, non è fatta da quella dei famosi psichiatri o medici, che è, quindi è quella fisica, ma la pillola è una nozione, ok? Una nozione di un fondamentale per far sì che magari può essere un inizio, un approccio per in qualche modo cercare di riuscire a superare il proprio stato di depressione. Quello che vi sto dicendo per fare, in pratica, per farla corta, ragazzi, non vi voglio portare alla lunga, che il tempo è prezioso per tutti, e in pratica si tratta di un piccolo esercizio, ok? A livello fatto o col pensiero o a livello verbale, un po' come se dobbiamo allenare la nostra mente a far sì che vengano fuori pensieri positivi, ok? Quello che vi resta difficile farlo in questo momento se siete in depressione. È un parallelismo magari un po' forzato a quello che fa l'uomo per far sì che il proprio fisico non sia flaccido o non perdi esteriorità, forza o quant'altro, ciò che uno gli preme più nel proprio fisico, quindi sceglierà il suo esercizio. Quello che ci preme noi è esercitare la mente per far sì che in qualche modo sprigioni pensieri che portano a stati non di depressione, ma stati che possono dare sorriso, felicità è una cosa grossa, serenità gli direi meglio. E qual è questo esercizio? Torno adesso a concludere. L'esercizio è semplice. È utilizzare il verbo amare, la parola che poi dopo ve lo dirò alla fine a cosa la leggo io la parola amare, è coniugare questo verbo amare in tre tempi, ok? Fare un esercizio semplice di metterlo all'imperfetto. Io amavo pensare, io amavo studiare, io amavo leggere, io amavo fare anche altre cose, poi dite voi quelle che vi rimangono meglio. Io ho pensato a vivere, studiare, lavorare, pensare, giocare, leggere, scrivere, sorridere, parlare. E infine, per ultimo, io amavo amare, ok? Ripeto, poi fare il condizionale. Se io amassi vivere, leggere, sorridere, studiare e quant'altro. E infine, concludere, se io amassi amare. Questo dedicandoci, diciamo, del tempo, ok? Non dovete per forza vocalizzarlo, dedicandoci all'inizio con 5 minuti per la prima settimana, 10 minuti la seconda e quant'altro. Poi cercare, quando si è arrivati a un certo periodo di tempo, in secondo di come ve lo sentite a livello di interiorità, a far sì che poi aggiungete il tempo presente. Io amo vivere, io amo leggere, io amo scrivere, io amo studiare, io amo pensare e io amo scrivere e quant'altro, insomma, fino a dire io amo amare, ok? Questo esercizio fatto in piccoli step, ripetuto logicamente, come se fosse una cosa che di quotidianità giornaliera, vi porta all'assunto, diciamo, finale, che perché il fulcro principale è coniugare questo verbo amare. Perché la depressione è una stare in depressione, per quanto uno non pensa di non sceglierlo, è una non scelta, però è scelta di non scegliere, ok? Avete scelto di non scegliere, non vivendo. E non vivendo, per me, può essere, diciamo, legato al fatto di non vivere, non amare se stessi, perché si nega una cosa che è consuetudine della natura dell'uomo, vivere, ok? Quindi depressione vuol dire negarsi la possibilità di vivere. Quindi, siccome io lo vedo in contrapposizione al non vivere, al non amare se stessi, io penso che la centralità del problema sta proprio a cercare di coniugare questo verbo amare. Poi perché amare se stessi poi ci impara a scegliere di vivere. Questa è la fine. Siamo a Senigallia, nel mio umile ufficio. Sono belli questi libri, leggete anche questi dopo aver fatto questo piccolo esercizio mentale. Salve ragazzi, arrivederci, commentate, perché poi diremo
altri esercizi, altri step da fare per passaggi successivi al primo step di depressione. Arrivederci. I Catari, Malcolm Lambert. E che cos'è secondo te però? Non ti dice niente? Niente, niente, va proprio. Mai letto, non so nemmeno. Forse col secondo siamo il più forti. Catarismo fu la più agguerrita e misteriosa eresia che il cattolicesimo aveva mai affrontato, l'unica ad aver fatto temere ai papi di perdere il controllo sulle anime dell'Occidente. La Santa Inquisizione, o addirittura col catarismo. Porca paia, i domenicani francescani che secoli più tardi avrebbero possessato streghe e scienziati iniziarono l'Europa stanando i perfetti catari che dichiaravano Roma l'erede della biblica prostituta di Babilonia. E l'altro libro, l'altro testo invece secondo me ti Ma te dice di l'hai più. letto questo fenomeno del catarismo? Io ho letto il fenomeno quello lì di Coso, che l'hanno messo a Roma, quello di Firenze, che aveva preso la città, Savonarola, ma Savonarola. i movimenti eretici ce ne sono stati moltissimi. Questo è uno dei più famosi. Mi interessa molto qual era la loro Questo è più famoso di quello di visione. Savonarola? Sì. Questo sei più fortunato con questo. Che cosa ti dice? Cinque codici riuniti del Regno d'Italia, le leggi del codice civile del momento del regno Quindi codice civile, codice della penale, monarchia, quando c'era la regno monarchia. d'Italia. Penso che siano molto legate a quello che può essere principi legati un po' a quello che può essere una lettura fatta da uno stato un po' pontificio, perché Sì, l'Italia è stato il primo paese occidentale a abrogare la pena di anche del morte. Portogallo, ma Assolutamente. l'Irlanda sembra la pena di morte dopo di una Però lo Zanardelli è stato il primo codice occidentale a abolire la pena di morte.